Il Foligno, dopo il pareggio casalingo contro il Jolly Montemurlo, prova il riscatto al Bernicchi con un buon Città di Castello, ma ci lascia le penne. Finisce 2-1 per il padrone di casa di Cervella, neopromossi in Serie D dopo 15 anni. Ora i Tifernati sono a 6 punti dopo due partite. Certo è presto per giudicare, ma come si dice, chi ben comincia. Solito 4-3-1-2 per i ragazzi rigiunti con l'innesto del giovane Giambi davanti alla difesa, Napolano dietro le punte di Paola e quest'oggi Urbanelli. La squadra di casa, dopo la bella vittoria allo Stadio dei Pini contro il Viareggio, affronta questo derby con una squadra ben messa in campo, squadra dove militano nomi come Missaglia, Maiella e Pilleri. E come se non bastasse, il nuovo arrivo Giacomo Gorini, ex Sansepolcro, a rinforzare il centrocampo. Premiato con una targa dal presidente Caldei, Federico Giunti, unico tifernato che ha vestito la maglia della nazionale. Terna arbitrale tutta della sezione di Ancona, ma andiamo con le immagini alle azioni degne di nota. Dopo 5 minuti ci prova Montanari di testa su un bel cross di Cavitolo, ma non c'entra la porta. Passano 2 minuti e Burini a terra poco fuori area a 20 anni e dopo uno scambio di idee per chi deve battere sembra avere la meglio Gorini che con un bellissimo tiro batte Ranieri. Al decimo è Napolano a mettere in area per Ubaldi che tenta il pallonetto ma c'è Calori a spazzare sulla linea. Ancora Napolano un minuto dopo tira la punizione rasoterra, ci mette il piede Urbanelli, il pallone si alza e sorprende tutti e anche il portiere. E Castello 1, Foligno 1. Al 26esimo ancora il Castello in vantaggio e Capitan Missaglia a trovare il diagonale vincente su un suggerimento di 20 anni e a superare Burini prima e il portiere Ranieri poi. Al 30esimo Urbanelli con un 1-2 ma il portiere di casa ferma il tiro. Al 35esimo Missaglia a invitare Maiella che spara alto di testa. 40esima occasione per il Foligno, di Paola serve Urbanelli che preferisce appoggiare per Napolano che però spedisce fuori. 4 minuti dopo ancora una ghiotta occasione per gli ospiti, dopo uno scambio di Paola Ubaldi la palla giunge a Urbanelli che sbuccia il pallone, nulla di fatto. Al 47esimo il portiere Folignate Ranieri a compiere il miracolo su Maiella di testa. Finisce il primo tempo con il Foligno sotto per 2-1. Inizia il secondo tempo con le stesse formazioni e al quarto minuto è Napolano che prova a sorprendere Calvarese che respinge con i pugni. Sesto ci prova Urbanelli su cross di Calzola, palla sul fondo. Cambia l'assetto il Foligno con Napolano in avanti con un 4-3-3 che disorienta momentaneamente gli avversari e favoriscono le belle discese del bravo Cavitolo. Al 13esimo sempre Napolano alla punizione, la palla arriva di Paola davanti al portiere che fallisce una ghiotta occasione. Al 16esimo Locchi serve Missaglia che va al tiro ma Ranieri respinge, poi arriva Pilleri, palla fuori. Al 24esimo fallo di Cavitolo sul solito Missaglia in area di rigore, l'arbitro decreta la massima punizione. Al tiro va Nunzio Maiella, ma Ranieri intuisce. Al 38esimo entrano Del Colle e Candelori per Di Paola e Giambi, ma non cambia nulla. Finisce 2-1 al Bernicchi a favore della Città di Castello contro un Foligno tutt'altro che bello. Assolutamente confusionari e deficitari e credo che complessivamente, seppur una partita condizionata da episodi da una parte e dall'altra di errori, tutto sommato il risultato sia giusto perché l'ha portato a casa chi l'ha voluto di più. Innanzitutto perché altrimenti continuiamo a cercare soluzioni fuori. Io credo che questo gruppo può fare molto di più, può mettere la palla a terra, giocare, tirare in porta, crossare, tutto quello che non ha fatto oggi. Però abbiamo lavorato male con 2 esterni di difesa, nel senso che avevamo a volte campo, non l'abbiamo sfruttato e poi abbiamo coperto male. Mi viene in mente per esempio il primo e il secondo gol, se andate a vedere mancava un difensore dietro. Ragioniamo in generale perché oggi non c'è da salvare niente, il centrocampo ha lavorato male, i 2 interni hanno lavorato non come devono lavorare, quindi davanti...
È vero che abbiamo avuto difficoltà magari più delle altre volte a crearci situazioni, ma le situazioni le abbiamo create, quindi qualche palla la potevamo anche sfruttare meglio, però purtroppo questo è. Abbiamo fatto una buona partita, era una partita difficile dove sapevamo di poter andare in difficoltà su alcune situazioni, ci siamo andati ma abbiamo saputo reagire, soprattutto abbiamo cercato di colpire con le armi che potevamo usare per vincere questa partita. Credo che sul piano del gioco comunque è stata una partita equilibrata, poi comunque forse il rigore sbagliato, l'occasione sbagliata da Pilleri possono avvalorare il fatto che abbiamo vinto meritatamente. Beh, penso che Castello a livello fisico ha tenuto molto bene il campo, anzi mi posso permettere qualcosina anche in più rispetto al nostro avversario, però tanto verranno fuori tutti quanti per colpa che non, dell'avvio un po' ritardato, non c'è stata la possibilità di poter giocare in Coppa Italia e quindi la condizione tarda un po' come tutti quanti, però abbiamo fatto un buon lavoro, ecco. Speriamo che continui.